Buongiorno, puntuali 5 e mezza, parole con voi dal martedì al venerdì sulla pagina Facebook della biblioteca di Desenzano del Garda. Anche questa sarà una settimana interessante con tanti appuntamenti. Iniziamo oggi con Andrea Vitali, domani Ilaria Tutti, giovedì Luca Amerio e venerdì Annalisa Strada. Ma veniamo subito all'appuntamento di oggi e presentiamo appunto l'ospite di Parole con voi di oggi pomeriggio, che è, lo presentiamo, sta per arrivare qualche istante, eccolo qui, Andrea Vitali. Buongiorno Andrea, grazie Buongiorno. di essere qui con noi. Sono molto contento di avere qui Andrea Vitali per un motivo. Sono andato a cercarmi la data. Noi in Biblioteca Desenzano abbiamo iniziato a fare gli incontri con gli autori nel novembre del 2016. E con questa rassegna che abbiamo chiamato Parole tra noi, l'abbiamo un po' trasformata a Parole con voi durante questa fase, diciamo, di streaming, però è il primo autore che ci ha risposto di sì e che ha aperto questo contenitore è stato proprio Andrea Vitali. Ormai quasi 4 anni fa, Andrea, e quindi ci fa davvero piacere riaverti qua con noi. Altrettanto a me. Grazie per avermi ricordato la data. No, Eh no, vabbè. è importante Allora, capire Andrea, come passa il tempo. sì, però insomma, comincerei da qui, prima di parlare dei tuoi libri, Andrea, perché sui social è apparsa la notizia, non messa in giro da te, che tu in questo tempo, visto che stiamo lentamente riaprendo un po' e tornando a girare anche un po' per le strade, ma in questo tempo tu hai messo un po' da parte la tua attività di scrittore e ti sei rimesso a disposizione come medico, perché non c'è bisogno di ricordarlo, Andrea Vitali è un medico, per tanti anni ha fatto il medico di base a Bellano e quindi ecco, raccontaci un po' il perché, perché insomma, mi verrebbe da dire grazie di questo gesto generoso. Sì, non è stato granché. Io tengo a sottolineare che cioè il mio intervento è un intervento, come dire, periferico, perché rispetto, diciamo, a quello che fanno tanti altri, sia sul territorio sia in ospedale, cioè non c'è assolutamente paragone. L'occasione mi è stata data dal fatto che un collega che conosco benissimo da oltre 20 anni, con cui ho sempre collaborato quando facevo quel mestiere, ha avuto la sfortuna di venire a contatto con un soggetto positivo, per cui si è dovuto fare un po' di quarantena, e naturalmente la prima cosa che ha fatto è stata quella di telefonarmi un lunedì mattina e chiedermi la sostituzione. Quindi questo per dire che non sono stato precettato, non sono stato richiamato in servizio in maniera ufficiale. Peraltro l'ho fatto molto volentieri, come tu hai detto. Io ho fatto questo lavoro per 25 anni nel paese dove sono nato e cresciuto, e anche prima di questa emergenza non mi sono mai negato a eventuali richieste, diciamo, di aiuto, alla necessità di poter fare qualcosa in campo, diciamo, in campo medico. In questo periodo la cosa si è un po' accentuata per tante ragioni. Una soprattutto è che, lasciando da parte l'emergenza coronavirus, bisogna ricordarsi che tutte le altre cosine che riguardano l'essere umano non si sono dimenticate di noi. E voglio dire, coliche renali, piuttosto che non, otiti, tonsilliti, strappi, sciatalgie, mettici tutto quello che vuoi. Insomma, sono quelle cose che continuano comunque a imperversare. Ahimè, stiamo prendendo a bersaglio il nostro corpo. E quindi mi sono occupato sia di soggetti febbrili all'inizio, soprattutto dove la paura veramente di essere affetti da Covid era importante, e continuo a farlo occupandomi, diciamo, di quello che è stato ed è il pane quotidiano della medicina di base. Partiamo proprio da lì, Andrea. Ti chiedo solo spostati un po' a destra, Andrea, così non vieni coperto da un pezzo del. Eccoli, così si vede meglio, grazie. E Prego. partiamo proprio da lì, Andrea, perché tu per tanti anni hai fatto convivere la tua attività di medico di base e quella di scrittore. Sì. Quante delle storie che tu hai poi raccontato nei libri ti sono arrivate nel tuo studio da medico? Dalle persone, molte di queste forse ti hanno anche visto nascere, no? Perché tu di quel paese lì sei nato e lì vivi. Assolutamente sì, cioè, tieni conto che per un sacco di anni,
per un sacco di anni, ma veramente tanti, io ho sempre dato, diciamo, del lei a delle persone che mi davano invece del tu, questo per in una sorta di inversione del rapporto anche medico-paziente, ma proprio questo in virtù della cosa che tu hai sottolineato, che ho avuto a che fare con gente che mi ha visto nascere e che a un certo punto si è stupita di vedermi così grande, già dottore, come spesso mi dicevano. Sì, è vero, l'ambulatorio è stato una fonte di conoscenza, una fonte di conoscenza soprattutto di tipi umani, come di vezzi, di modi di fare, di dire, di rapportarsi, eccetera, di chiacchiere anche soprattutto, perché se non si chiacchiera in un ambulatorio tra medico e paziente, diciamo, il lavoro non ha senso. E quindi spesso, se non diciamo delle storie vere e proprie, ma degli episodi che poi hanno contribuito ad arricchire, a farcire meglio, diciamo, delle storie in corso, sono capitati proprio in ambulatorio. Devo dire che però che l'arricchimento maggiore è stato proprio quello nel conoscere, per quello che mi è stato concesso, la natura umana. E quella natura umana, conoscere la natura umana è una bellissima cosa, e non vedo altro mestiere che possa essere così importante come quello del medico per arrivare a diretto contatto, diciamo, con una persona e con quello che c'è dentro la persona. Veniamo alla tua, diciamo, ultima fatica, sarà però la prossima fatica, nel senso che dovrebbe essere in arrivo in libreria nei prossimi giorni e quindi anche nelle biblioteche. Eccolo qua, il titolo è Un uomo in mutande, Andrea ci ha abituato a dei titoli sempre spumeggianti, I casi del maresciallo Ernesto Maccadà. Credo che sia l'ottavo, forse il nono episodio del tuo maresciallo, ma poco conta quanti sono. Siamo nel 1929, portaci tu un po' dentro a questa storia, Andrea. Sì, ma visto che nessuno ha potuto ancora leggerla, perché il libro sta per arrivare. Sì, dovrebbe arrivare il 21 di questo mese, a Dio piacendo, lo dico appunto a titolo scaramantico, visto che è già stato rinviato tre volte. Innanzitutto mi piace dire che questo libro, questa storia, ha un titolo che involontariamente è profetico, perché è stato pensato, diciamo, in tempi non sospetti, ed è invece uscirà in tempi abbastanza sospetti, quando bene o male ci troviamo un po' tutti metaforicamente in mutande. Ed è, diciamo, l'ennesima storia, l'ennesimo episodio, diciamo, del maresciallo Maccadà, di sua moglie Maristella, perché Un uomo in mutande è il terzo grano di una storia che racconta il suo arrivo sul lago di Como, e quindi anche il suo inserimento in questa nuova comunità, diciamo, l'entrare in contatto con il nuovo paesaggio, non solo naturale, ma anche umano, con cui si trova ad avere a che fare. Questo percorso, diciamo, a ritroso è iniziato qualche anno fa con Nome d'arte Doris Brilli, è andato avanti con certe fortune, trova una sua nuova avventura con un uomo in mutande, e credo tutto sommato di poter dire che non sarà ancora finito. Mi manca ancora qualcosina per chiudere il definitivo ambientamento di Ernesto Maccadà e moglie Maristella sulle rive del lago di Como, esattamente a Bellano. Qui siamo appunto nel 1929, che è una data estremamente importante, perché, come raccontato nelle storie, diciamo, incorniciate in anni successivi, è nel 29 che il maresciallo Maccadà e sua moglie hanno finalmente il primo dei sei figli che vogliono mettere al mondo, che si sono promessi di mettere al mondo al momento del loro matrimonio. Ed è quindi una storia che ha un'importanza notevole, diciamo, per quello che riguarda soprattutto la moglie Maristella, perché Maristella è quella che patisce di più il nuovo mondo. Loro due vengono dalla Calabria, si sono appena sposati, quindi vengono da un ambiente diametralmente opposto, diciamo, a quello di Lago. Tra l'altro, io con un po' di carogneria li faccio giungere a Bellano in un novembre particolarmente freddo, nevoso, cupo, col quale si devono confrontare il maresciallo, che, viva Dio, lui ha le distrazioni della caserma, e Maristella, poveretta, invece no, è sola in casa,
come dire, è sola con se stessa e con la preoccupazione di riuscire ad ambientarsi in questo mondo. Quindi questo uomo in mutande, che non c'entra niente con la Maristella naturalmente, perché altrimenti il maresciallo Macalò si arrabbia con me, è la consacrazione, diciamo, di questa donna che finalmente mette al mondo il primo figlio, che nascerà, se non ricordo male, il 30 ottobre del 1929. Andrea, l'ambientazione è interessante perché siamo, diciamo, in pieno regime fascista, e da narratore della provincia, diciamo così, quale tu sei, ti sarei chiesto com'è il fascismo che parte da Roma, dalle grandi trionfali parate, come arriva, certo. Quali sono i riverberi di questo, diciamo, regime che non è ancora l'impero, ma che si incamminerà, insomma, in fondo quelli sono ancora anni di forte consenso da parte del regime fascista, nazionale e internazionale. Ti sarai chiesto com'è il fascismo che arriva a Bellano? Sì, dunque la cornice storica è quella che dicevi tu, ed è una cornice storica che ha sostituito il manganello e l'olio di ricino con, diciamo, le buone maniere, per dire, perché è un regime che si è molto imborghesito e che andrà imborghesendosi sempre di più col passare degli anni, fino ai momenti tragici del 38 e via dicendo. E ecco, è un regime che in provincia, in periferia, secondo me, esibisce ancora di più il suo lato grottesco. Perché? Perché, diciamo, nel piccolo, in un paese piccolo, diciamo, come il mio, dove tutti sono bene o male sotto gli occhi di tutti, la trasformazione, diciamo, di un pizzicagnolo o di un macellaio che diventa improvvisamente segretario del partito e quindi mette su le arie del segretario del partito o capolare della milizia, ha, diciamo, un cotè da filo drammatica di paese, laddove, diciamo, abbandona il camice, la marsina, diciamo, sporca di sangue, odorosa, diciamo, di formaggio, per invece mettersi gli stivaloni, la camicia nera e tutti gli orpelli che servivano per distinguersi rispetto agli altri. Questo ovviamente è il lato grottesco di quel periodo, ed è un lato che, ti faccio vedere una cosa, io riesco a percepire, anche se ovviamente non l'ho vissuto per questioni anagrafiche, grazie a questi fogli che ti sto mostrando male, che ti mostro meglio, certo, adesso, no, ho capito, che sono fotocopie, diciamo, dei giornali dell'epoca, degli anni 28, 29 e 30, dove riesci a cogliere un'enfasi esagerata, l'enfasi che caratterizzava, diciamo, questo periodo. Come quella dei cinegiornali. Come quella dei cinegiornali. Io, ad esempio, il primo che mi è capitato sotto gli occhi adesso è un articoletto che cita testualmente gita dei panettieri a Bellano nella giornata del 21 aprile, Natale di Roma naturalmente, laddove Sua Eccellenza Turati voleva che la data dell'anniversario della fondazione di Roma venisse utilizzata per gite distruzione, e questi panettieri di Como, Erba e Cantù vennero a Bellano, diciamo, per visitare il monumento a Tommaso Grossi, l'Orrido, e poi, diciamo, il Parco della Rimembranza, ovviamente chiudendo la giornata in gloria con un grande pranzo allestito presso i locali del cotonificio. Ci sei? Sì. Sì, sono qua. No, ecco, per un momento non ti ho sentito. Non ti ho sentito per un momento. Il rapporto che il tuo maresciallo, diciamo così, ha col regime. Prendo una citazione, diciamo, non da questo libro, ma da un altro, e dice: ogni cosa che dava noia al duce e alla sua cricca, al maresciallo metteva allegria. Ora, un carabiniere che in qualche modo irride il regime, non è forse, diciamo, l'immaginario che molti hanno di quel momento. No, però devo dire che, come dire, leggendo anche un po' la storia dell'arma dei carabinieri, mi sono reso conto che tutto sommato la divisa, la fedeltà, diciamo, all'arma ha sempre prevalso, diciamo, sulla fedeltà o sull'obbedienza
qualunque tipo di regime, nella fattispecie diciamo il regime fascista. Nella fattispecie, vi è più, c'è da considerare che il maresciallo Macadò è calabrese, quindi diciamo una testa dura, un uomo che non si lascia piegare tanto facilmente e che quindi, pur non dimostrandolo, ha anche un forte senso, diciamo, dell'ironia. Non ricordo più che storia, forse nella Doris Brilli, quando qualche collega gli fa notare che il suo trasferimento a Bellano vuol dire finire in una sacca dove non succede niente, dove non potrà mai usare la pistola o il fucile, eccetera. Lui risponde che all'uso dell'arma preferisce l'uso del cervello, l'uso del pensiero, l'intuito. Ed è in effetti questa una delle cose che a me piace nel raccontarlo, perché non l'ho mai messo e mai lo metterò a confronto con crimini particolarmente efferati, sanguinolenti, eccetera. Mi piace invece che lui, grazie a delle avventure che io ho sempre definito amene, vada a scoprire proprio questa vita di provincia che è classicamente, corrisponde a una definizione che di lei diede Piero Chiara, cioè che la vita di provincia è come un fuoco che arde sotto la cenere, bisogna soffiare via la cenere per scoprire appunto il fuoco suddetto. Intanto ringraziamo anche Rossana, Gabriella e Michela. Michela dice che ha già prenotato il tuo libro in libreria a Varazze, grazie credo. Michela. E quindi insomma, un altro degli aspetti che è sempre molto presente nella tua narrativa è la dimensione familiare, no? Non a caso il tuo maresciallo non arriva da solo, arriva con una moglie e mette su famiglia. Nel tuo raccontare la dimensione della famiglia è sempre, vorrei dire, molto molto presente. Ha a che fare in qualche modo con Famiglia Vitali, tutto questo, ha a che fare con i racconti che vengono anche da lì, o è tutta una fantasia dello scrittore? Ha a che fare con anche diciamo con un imprinting educazionale, perché ad esempio i primi due romanzi che io ho scritto, le prime due storie scritte e pubblicate, Il procuratore e il meccanico Landru, discendono direttamente da racconti familiari. Hai presente diciamo quelle riunioni che forse oggi hanno perso un po' di smalto, ma quelle riunioni che negli anni della mia lontanissima infanzia, adolescenza, gioventù, insomma, si facevano per Natale, Pasqua, in occasione di compleanni, anche di funerali, eccetera, in cui molta gente partecipava ed erano anni in cui, viva Dio, il mezzo per comunicare era la parola, anni di pochissima televisione, pochissime distrazioni se non il raccontarsi le cose, tenendo conto che poi c'erano anche parenti che giungevano da lontano, quindi la curiosità di capire come andasse loro la vita, cosa facessero, cosa non facessero, eccetera. Ecco, quindi io mi sono abbeverato a questi racconti attorno alla tavola, tavola alla quale io e i miei fratelli eravamo seduti e dovevamo stare rigorosamente in silenzio, parlare solo se interrogati. A me bastava ascoltare, diciamo, queste storie. Ed è così che ho capito che l'ascoltare, spesso e volentieri produce la possibilità, diciamo, di raccontare poi successivamente. Basta anche un piccolissimo stimolo, un aneddoto che sembra insussistente, ma diciamo, se lavorato per bene dà origine a una storia. La storia che ti leggevo prima, questo articoletto sulla gita dei panettieri a Bellano, è l'ultimo seme che ho messo a terra nel mio terreno di coltura per cercare appunto di tirar fuori una storia da questa cosa che mi diverte molto. Di quello a cui stai lavorando, fra un po' magari parliamo. Volevo fare, Andrea, con te anche un passo indietro a qualche anno fa, 2017, perché tu nel 2017 hai pubblicato uno di quei romanzi che ogni tanto fai, eccolo qua. Nel mio Eccolo qua. paese è successo un fatto strano. Uno di quei romanzi, diciamo, non bellanesi, mettiamola così, Esatto. non è ambientato a Bellano, non ha neppure, se non ricordo male, un'ambientazione così precisa, è un paese, un fatto strano. I calendari perdono i giorni
il tempo non viene più segnato dagli orologi e tutto via. Rapportaci dentro un po' questa storia, perché credo, e mi permetto così di consigliare, di andare a leggere o rileggere questa storia, perché in qualche modo ha a che fare in maniera strana con questi giorni. Ecco, sottolineo subito che la coincidenza è assolutamente involontaria. Andrea, ti interrompo solo un istante, perché colgo un post che ci scrive Matteo Mastragostino, che è un autore di fumetti che ha presentato da noi un paio di settimane fa il suo libro dedicato a Perlasca, e dice: ciao, io a Bellano ci ho fatto il postino, quindi probabilmente ti ha anche recapitato qualche lettera. Scusa. Spero qualche multa. vabbè, quelle non dipendono dal postino. Può fare anche però. Quello. Quelle non dipendono quello. Dal postino. Beh, lo saluto, io non lo ricordo, ma sicuramente l'avrò visto. Insomma, se è passato qualche tempo da queste parti, e quindi, come dire, spero che ne abbia ricavato ancora un buon ricordo. Tornando a quanto dicevamo prima. Dicevo che la coincidenza è assolutamente involontaria, sicuramente parla di un mondo abbastanza particolare, sospeso, diciamo, che in un arco temporale, diciamo, di una settimana, ma per me è un esempio di come la scrittura, non solo la lettura, possono avere un valore terapeutico, perché come ci siamo detti in un'altra occasione, questa storia è nata dopo un periodo, diciamo, abbastanza cupo, grigio, diciamo, che ho attraversato anni fa. Proprio un periodo in cui avevo perso interesse per molte cose, in relazione a vari fattori di natura, sia fisica, diciamo, sia psichica. E nel momento in cui mi sono liberato da questa sensazione oppressiva, assolutamente, da questo stagnare nel nulla, diciamo, ho capito che avrei potuto liberarmi del tutto, diciamo, di queste sensazioni raccontando, tramutando in storia l'esperienza, diciamo, vissuta. Due cose mi hanno rivelato che stavo uscendo finalmente da quel periodo cupo. L'aver ripercepito nuovamente il profumo dell'aria d'inverno. Era una mattina di gennaio, ero nello studio dove mi trovo adesso. Ho aperto la finestra, diciamo, dello studio e ho percepito proprio il profumo, non chiedermi di descriverlo perché è ineffabile, ma si sente, c'è, insomma. E l'aver riletto con emozione, diciamo, alcune poesie che mi hanno veramente chiarito come la vita sia densa, diciamo, di significati, sia bella, eccetera, e quindi è un peccato non viverla fino in fondo. Da quel momento in avanti ho cercato, appunto, di raccontare questo periodo che finisce naturalmente con la soluzione della condizione in cui mi trovavo io e in cui si trovano i protagonisti della storia. E mi piacque molto l'idea di finire questa storia con una cosa che può sembrare banale, ma con una domenica che viene celebrata, cioè col consumare a pranzo le lasagne, cibo che peraltro mi piace tantissimo. E che richiama tante domeniche di festa in tante famiglie. Esatto. Quindi, insomma, torniamo appunto alla dimensione familiare. La dimensione di cui parlavamo. Domestica. Familiare e domestica. Andrea, torniamo un po' al tema della provincia, che è uno dei tuoi grandi temi. Cosa c'è, secondo te, di così fascinoso, affascinante nel raccontare la provincia? Certo, è la tua terra, sei nato, cresciuto a Bellano, ma non è solo quella. In fondo, tanta grande letteratura ha raccontato la provincia. Anche il grande cinema, se sì. Non so, pensiamo Signore e Signori di Germi, è uno straordinario film, ambientato tra Treviso e Conegliano, perché quelli sono i luoghi, dove pare che Germi poi non fosse molto gradito negli anni successivi. Però, insomma, ecco, cosa c'è nella provincia, secondo te, di così bello da diventare, diciamo, la vera eroina della tua letteratura? Ma guarda, due cose, secondo me, danno alla provincia, diciamo, un valore, un gusto particolare. Innanzitutto la geografia
sicura, precisa, è una componente fondamentale, diciamo, sia del vivere in una provincia, ma anche del raccontarla. Tu pensa alla fortuna di non avere nessun bisogno di inventare alcunché, perché tu prendi il luogo in cui sei nato e vivi e lo trasferisci facendolo diventare teatro delle tue storie. È la ragione per cui io non sono mai stato sfiorato dall'idea di cambiare il nome del paese. Le vie, diciamo, sono quelle, certe storie sono delle guide turistiche, se si posso dire, del paese stesso. E poi c'è il pettegolezzo. Il pettegolezzo, che è un'arte, che consiste appunto nel raccontare una storia inventando laddove ti mancano, diciamo, dei passaggi essenziali. E siccome, diciamo, il pettegolezzo è come i fermenti lattici, di bocca in bocca tende, diciamo, ad aumentare, ad arricchirsi di particolari, diciamo, di note di colore, non può sfuggirti, non può sfuggirti, perché sei in un luogo piccolo, sei in un luogo dove tutti sanno tutto di tutti, o se non lo sanno, se lo inventano, perché è così. E le storie, diciamo, non possono sfuggire, diciamo, a questa regola, cioè restano qui confinate. Ahimè, a volte, se nessuno si prende la briga di raccontarle, scappano e se ne vanno chissà dove. Ma a uno curioso di fissarle sulla carta, per uno curioso di fissarle sulla carta, il gioco è fatto. Andrea, prima parlavi di abbeveramento, parlando delle storie che sentivi in famiglia, in queste appunto riunioni familiari della tua giovinezza, non poi così lontanissima come stai dicendo. Vabbè, insomma. Se però dovessi raccontare, da un punto di vista invece più narrativo, dove ti sei abbeverato? Cioè, la tua è una letteratura che, se dovessi dire, è la continuazione di, diventa quasi antipatico, però tu, gli scrittori a cui tu hai guardato, ecco, ai quali sei debitore di qualcosa nel modo di scrivere? Dunque, ce ne sono ovviamente tantissimi, e soprattutto, diciamo, italiani, perché io ritengo che diciamo, gli italiani sono e saranno, diciamo, dei grandi raccontatori di storie. Questa è una definizione che di sé diede Arpino, che è uno dei tanti scrittori ai quali io guardo, però dovendone citare ovviamente diciamo, i padri nobili di questa mia voglia di raccontare sono assolutamente due. Uno, lo stracitatissimo Piero Chiara, però non posso negare di essere stato estremamente affascinato dalle sue storie, dalla stanza del Vescovo, che per me è il capolavoro assoluto di Piero Chiara, e l'altro è Giovannino Guareschi, altro straordinario raccontatore, diciamo, di storie. Però ecco, non posso dimenticare l'amore per Parise, per Piovene, per Arpino, per Nico Orengo, e qui per Leonardo Sciascia, per volendo andare, diciamo, nel profondo sud, per Gesualdo Bufalino, scrittori italiani che hanno raccontato, e soprattutto, come si diceva prima riguardo alla provincia, hanno raccontato a partire dalla loro terra, creando questo miracolo, facendo diventare quella terra, per quanto piccola, per quanto minuscola, facendola diventare una terra di tutti. Ora, uno degli ultimi esempi di questi grandi scrittori è Andrea Camilleri, che, viva Dio, ha raccontato anche lui, diciamo, un sacco di storie, ambientandole in un luogo piccolo, cioè in questa vigata che non è poi così esterminata. Ma cos'è diventata questa vigata grazie alla penna di Andrea Camilleri? È diventata il mondo, è diventato appunto un teatro su cui lui ha rappresentato, diciamo, le storie che voleva raccontare. E quindi i padri nobili li abbiamo citati, mi scuso per gli altri altrettanto nobili che non abbiamo citato, ma altrimenti qui andremo avanti fino a domani mattina. Andrea, prima parlavamo di questo seme che hai, insomma, che ti si è gettato addosso leggendo quella cronaca dei panettieri durante il periodo del regime. Ecco, raccontaci a cosa stai lavorando, perché questo lavoro, diciamo, deve ancora arrivare nelle biblioteche, nelle librerie.
lo mostriamo ancora, eccolo qua, un uomo in mutande sta per arrivare, ma ora tu starai già pensando al dopo. Beh, il dopo, devo dirti che c'è già, il dopo c'è già ed è una storia che, come dire, prosegue, diciamo, chiude il periodo di ambientamento del maresciallo Maccadò e di Maristella a Bellano. È una storia in cui soprattutto prende il sopravvento un segretario di partito abbastanza, come dire, abbastanza pasticcione, e c'è, e questo lo voglio dire a onore di Matteo, che ha fatto il postino a Bellano, protagonista è anche il procaccia bellanese, che viene coinvolto dal segretario, da questo segretario. È un segretario che ha un passato, diciamo, socialista, che vorrebbe che nessuno scoprisse, anche perché quelli sono gli anni dell'epurazione. Diciamo, il segretario nazionale del partito allora raccomandava di espellere dalle varie sezioni tutti coloro che avessero un passato dubbio o che avessero preso la tessera solo per occultare questo passato. E questo segretario ce l'ha il passato, quindi teme che qualcuno invidioso della sua carica possa avvisare il federale provinciale di queste cose. E quindi coinvolge, ricatta in un certo senso il postino, il portalettere, il procaccia, affinché intercetti eventuali lettere in partenza e dirette al federale Comasco. Postino se la caverà, insomma, adesso per non raccontare più di tanto, però questo è un lavoro già compiuto, di cui ho rivisto, diciamo, l'ultima stesura un paio di mesi fa, quindi già consegnato cioè, sulla rampa di lancio, adesso forse è un po' esagerato, però pronto per essere uscito. Questo invece dei panettieri è, come dire, è ciò che mi intriga in questo momento, ciò che mi fa pensare, ragionare su come impostare la trama. Sono partito, sono già tornato indietro perché ci sono alcune cose che non mi convincono. Beh, è tutto quello che fa il piacere del lavoro quotidiano per mettere insieme una storia che alla fine stia in piedi. Angela ci chiede se davvero, cioè chiede a te, se davvero gli abitanti di Bellano hanno nomi e cognomi così singolari, perché chi legge i tuoi romanzi sa che difficilmente uno si chiama Paolo Rossi. Sì, sì, no, Angela, rassicuro Angela che i bellanesi hanno nomi e cognomi assolutamente normali. Questa è l'unica cosa che mi permetto di fare, cioè quella di studiare dei nomi assolutamente particolari, per evitare, come dire, per evitare riconoscimenti che non ci possono essere per ovvie ragioni, ma che sono sempre possibili. Quindi il nome assolutamente singolare allontana ulteriormente la possibilità che qualcuno possa riconoscersi o possa riconoscere altri, diciamo, che sono cose che mi darebbero fastidio. E la cosa funziona, vedo, perché tant'è che fino ad oggi non mi sono mai capitate contestazioni, nessuno mi ha aspettato notte tempo sulla porta di casa per prendermi a legnate e cose del genere. Quindi funziona. Qualcuno ti avrà aspettato per ringraziarti, perché magari sei un po' rivisto e tutto sommato. Ma sai, la cosa singolare che capita è che per il momento mi è sempre capitato di incontrare persone che però riconoscono gli altri. Ah, ecco, sì. C'è questo meccanismo, diciamo, di autodifesa, che insomma, di mantenimento dell'autostima, che ti impedisce di riconoscerti in questo o quel personaggio. E a riconoscere gli altri invece è molto più facile, anche molto più divertente, devo dire, e anche molto più producente per quanto mi riguarda, perché se la storia non collima con quella, diciamo, nota, mi viene fatto notare, quindi mi vengono offerte delle varianti al romanzo che a volte possono diventare storie assolutamente autosufficienti. Diciamo che i bellanesi hanno, diciamo, un buon ruolo nel modo nella costruzione delle tue storie. Sì, beh, assolutamente sì, non posso negarlo, insomma. Mi auguro che vada avanti ancora così per un po'. Tra l'altro c'è, che è una cosa, diciamo, abbastanza singolare, la tua panchina a Bellano, che porta il tuo nome, o ricordo non lo male. Porta più,
Non lo porta più perché qualche mese fa, diciamo, la targa dedicatoria alla panchina è stata, come dire, sottratta, è sparita. Insomma, siamo già al culto della persona, Andrea. Sottraggono le targhe dedicatorie tue. Sì, sì, beh, cioè, è sparita. Non so, adesso la panchina è orfana, si vede ancora, diciamo, la traccia della sede in cui la targa era applicata, ma della targa non c'è più traccia. Io conservo una foto, perché la feci ovviamente anni fa, così per il divertimento di avere già questo riconoscimento pre-mortem. Insomma, è un privilegio che spetta a pochi. Ma per un po' Andrea... di tempo io ho pensato che fosse una cosa che non portasse tanto bene, un po' iellatoria, se si può dire. Poi dopo sì, ci sono abituato e quindi è diventato anche divertente. Ci si può convivere bene. Bene, ho superato il trauma. Andrea, ti lascio qualche istante da solo sullo schermo, perché chiediamo a tutti, nell'ultima parte di questi incontri, di consigliarci per questi giorni qualche buona lettura. Ma tocca a me, naturalmente. Naturalmente il periodo si offre il destro, diciamo, a passare molto tempo a leggere, e per quanto mi riguarda, diciamo, in questi ultimi 2 mesi in cui ho letto parecchio, mi sento di consigliare vivamente 2 titoli. Uno è La strada di casa di Ken Taruff, l'ultimo libro pubblicato di quest'autore da parte di NN, non l'ultimo libro scritto, perché mi pare che sia il secondo scritto, diciamo, da quest'autore. Chi lo conosce non ha bisogno che io lo presenti, la sua scrittura precisa, a volte scarna, le sue atmosfere drammatiche, per lo più, diciamo, ma con una leggerezza che non disturba, si ritrovano anche in questo suo ultimo libro. E soprattutto c'è un finale che è abbastanza particolare per me, sconvolgente, un finale che non mi aspettavo e che, devo dire, mi ha lasciato di stucco. L'altro libro che mi ha molto molto divertito è il recentissimo libro di Silvia Ballestra, La nuova stagione, una storia ambientata nelle Marche, l'autrice è marchigiana, scritto con una ironia, con una leggerezza, anche se la storia, diciamo, ha dei passaggi abbastanza drammatici, ma con una capacità di coinvolgere il lettore che infatti me l'ha fatto godere fino in fondo. Queste sono le 2 letture che mi sento, diciamo, di consigliare, sicuro che non deluderanno chi accetterà il consiglio. E allora grazie Andrea per questo tempo che ci hai regalato. Grazie a voi. Io rubo ancora qualche istante per dire che l'appuntamento è domani, sempre 5:30, pagina Facebook della Biblioteca di Desenzano del Garda, con Ilaria Tuti, e che ci auguriamo, non appena diciamo le biblioteche riaprono, insomma, speriamo il 18-19 in qualche modo di riprendere il servizio, di avere anche tra i nostri ospiti Andrea Vitali, per questo Un uomo in mutande. Con Andrea ci diamo sicuramente appuntamento, questa volta in biblioteca davvero, non appena sarà possibile riprendere gli incontri dal vivo, diciamo, dal vivo. Quindi il prossimo appuntamento, Andrea, con te ci auguriamo che possa essere davvero a Villa Brunati, nella sede della nostra biblioteca. Grazie. Ben volentieri. Grazie a voi, grazie ancora, buon lavoro, complimenti. E grazie a chi ci ha ascoltato fino adesso.